Adesso, come ogni sabato, la nostra rubrica, il medico in campo. Vediamo. Tre, due, uno, via! Federica Pellegrini ha ricominciato così i suoi allenamenti ed ora che progressivamente si riaprono le piscine in tutta Italia, cosa devono fare gli appassionati di nuoto prima di rituffarsi in acqua? Lavorare sulla mobilità articolare, questo è un passaggio molto delicato per andare a riattivare non solo la parte muscolare ma soprattutto quella articolare che viene sollecitata dall'attività acquatica. Quindi per quanto riguarda polsi, gomiti, spalle, ginocchia, bacino, con rotazioni, con circonduzioni circa 10 minuti al giorno, associare anche degli esercizi di respirazione, quindi mobilizzando la gabbia toracica per dare quella giusta mobilità che poi ci può essere utile durante la fase acquatica per la spinta idrostatica statica che il nostro corpo riceve quando è immerso in acqua. E al primo approccio con la piscina, come ci dobbiamo comportare? Per affrontare meglio l'acqua il mio suggerimento è quello di una ripresa graduale, nel senso che dimentichiamoci di partire subito con i tempi che facevamo qualche mese fa. Il mio consiglio molto pratico è quello di fare sì attività aerobica ma in maniera blanda, progressiva, quindi tenere una frequenza cardiaca che sia intorno ai 120-140 battiti al massimo, ma dedicarsi soprattutto alla tecnica, alla sensibilità, tanti esercizi di correzione perché ci faranno riapprezzare e riadattare soprattutto all'acqua, visto che sono tanti mesi che manchiamo. Buona acqua a tutti!